Ai telespettatori del Golfo, in una giornata molto accaldata, forse la giornata più calda di questo mese, infatti ci siamo messi all'ombra non a caso, sul nostro sfondo, come potete vedere, c'è la foce del Garigliano. Siamo qui all'approdo del Club Nautico Garigliano, che è un'associazione che organizza per il secondo anno Oltre il Fiume, manifestazione dedicata a chi ha dei disagi, della disabilità, perché in questa occasione può navigare il fiume, forse se il tempo lo consente, se il mare lo consente, riusciremo anche ad andare a mare sulle barche. Occasione speciale perché diciamo che in generale questo non può accadere nella quotidianità. È una bella manifestazione, chi l'ha vista attraverso le nostre telecamere l'anno scorso sa che ha avuto una folta partecipazione che quest'anno è ancora più numerosa. Noi ci aggireremo attraverso i nostri microfoni, attraverso le nostre interviste, in quelli che sono i protagonisti di questa manifestazione, tra chi l'ha organizzata, tra chi è qui in quanto ricopre un ruolo, una funzione, come ad esempio le forze dell'ordine, e quindi attraverso questo viaggio fatto di immagini ma anche di parole, scusatemi, scopriremo quella che è stata la giornata di oggi. Accanto a me il comandante Sciaudone, che chi vive il territorio conosce già, è capitaneria di porto di Scauri, è quindi impegnato in un momento di servizio al quale non chiediamo nulla di informazioni relative al lavoro, però parliamo della manifestazione di oggi, giunta alla seconda edizione, che vi vede ospiti anche in questa occasione. Sì, una gran bella manifestazione. Questo mi sembra che è il terzo anno che si faccia, no? Che si fa questa manifestazione. È un onore partecipare. Io comunque mi sento di portare i saluti della Capitaneria di Porto di Gaeta, il comandante della Capitaneria. E grazie dell'invito. Per me è un onore, è un piacere enorme partecipare a questa manifestazione. Questi ragazzi sono stupendi. La giornata è un po' calda, però la faremo lo stesso, come di solito. È un modo anche per conoscere le acque di questo posto, che non è solo il mare, c'è anche le acque fluviali, quindi. C'è un fiume bellissimo con tante attrazioni, insomma c'è la storia in questo fiume, sia partendo dai romani fino ad arrivare ai giorni di oggi, quindi è da vedere e da visitare più che altro. Vogliamo in chiusura dell'intervista dare un recapito: chi avesse bisogno della Capitaneria di Porto, come deve fare per contattarvi? Vabbè, le emergenze in mare, 15:30 sono le emergenze in mare. Poi la Capitaneria di Porto al numero operativo 0771 46 0088, è la centrale operativa per qualsiasi chiamata, per qualsiasi soccorso, che parliamo di mare, quindi qualsiasi cosa succede, siamo sempre noi a disposizione. E noi vi siamo grati a nome di chi anche ci ascolta per il vostro impegno, e no, saremo distanti in questa occasione. L'altro anno eravamo sulla stessa Sulla barca, stessa barca, oggi ci troveremo in ruoli, ecco perché l'intervista avviene qui sulla banchina. Vi facciamo un in bocca al lupo per il servizio che ancora ci sarà prossimamente nei prossimi mesi, almeno fino a settembre, e ci incontriamo in un'altra occasione. sarà un piacere, un enorme piacere, come al solito.
Tra gli ospiti di questa banchina di oggi, Don Mariano, ospite gradito a molti qui, lo dico apertamente, e con lui per commentare un attimo questa giornata, una giornata particolare. Ma io direi semplicemente una giornata bella, questa è una banchina bella, ci sono venuto pure con i ragazzi qualche settimana fa, sempre ospitato veramente in maniera bella. Una panchina bella che rende ancora più bello questo contesto, è bello riappropriarci del nostro fiume che anche in mezzo a tanti travagli, anche in mezzo purtroppo a tanti dolori, però rimane il fiume nostro, un fiume bello su cui ritrovarsi insieme. Per questo io sono venuto semplicemente a salutare degli amici e a dire grazie a quelli che nonostante tante fatiche, nonostante a volte tanti momenti di solitudine, non si scoraggiano e vanno avanti. Il Papa sta con i giovani a Rio, l'ho appena visto là con quella fiumana di giovani, e qui tanti altri stanno insieme. È bello questo, è semplicemente bello. E quindi... Diciamo che questa immagine è uno spot che abbatte qualsiasi tipo di frontiere, è uno spot, anche se il termine non è proprio esatto, è uno spot per chi veramente non vive il disagio. Sì, o per chi lo sa vivere, perché non esiste una vita senza disagio, non esiste una vita senza problemi, qualcuno si illude e cerca di nasconderli, c'è invece chi non li nasconda, li affronta, si suda un po' di più, però c'è il cappellino che ci protegge perché qualcuno ci pensa sempre, e per questo quando viviamo tutto quello che c'è, con libertà, col cuore aperto, tutto diventa bello. Quindi ecco, grazie agli organizzatori che ti fanno condividere. Io sono venuto un attimino per salutare, però è un bel momento e me lo riporto nel cuore ritornando in parrocchia. E siamo noi che ringraziamo te per essere qui con noi. Ti lasciamo queste immagini, non le commentano, si commentano anche da sole. Mettono gioia nel cuore, sì. Grazie. Con il sindaco Paolo Graziano per rivivere questa giornata, si replica quella che è stata la giornata dell'anno scorso, e per vivere quelle che sono le risorse del territorio di Minturno, anche se il fiume è un territorio che appartiene un po' a tutti. Sì, veramente. Intanto io voglio ringraziare gli organizzatori, da Enzo Lombardi, Ermino Di Nora, tutte le associazioni e tutti gli operatori che in effetti fanno quest'opera meritoria. Noi ci siamo messi a disposizione, quest'anno abbiamo sistemato un po' l'area giù alla foce, che in effetti può dare anche così una risposta pure a qualche altra, diciamo, manifestazione che loro vogliono portare avanti, e far conoscere ai nostri amici, ai ragazzi un po' meno fortunati, alle loro famiglie,
questa grande ricchezza che è il nostro fiume, su cui noi puntiamo. Noi abbiamo un progetto molto interessante che stiamo portando avanti insieme alla provincia, insieme alla Camera di Commercio. Mi auguro con la Regione che ci trovi in effetti non tanto le risorse quanto le regole. Noi riteniamo che questo fiume è navigabile come è sempre stato, i romani in effetti lo utilizzavano per questo, penso che noi dopo 2000 anni si riesca a trovare una soluzione anche a questo problema. Può dare sicuramente una risposta tenendo conto della ricchezza archeologica, perché in effetti questo fiume era tutto un porto, dare delle risposte a livello occupazionale, perché noi vogliamo fare una darsena qui appena dopo l'impianto dell'idrovora, che è con dei capannoni per il rimessaggio. Non vogliamo assolutamente fare nessuna zona industriale, ma la vogliamo fare in un'area verso Peccennone, che a distanza diciamo è anche in un luogo sicuramente molto più diciamo alto livello a quello che è il livello della zona di Pantano di Sotto, per cercare su questa invece questa strada la vorremmo nel progetto la vorremmo praticamente farla di tipo solo a servizio, per il servizio alla navigazione, quindi di tipo quasi pedonale, perché la strada diciamo di percorso per farla percorrere dai mezzi è ubicata a circa 250-300 metri più ad ovest, e quindi ecco valorizzare anche con strutture. Abbiamo un progetto che quanto prima presenteremo, l'abbiamo già presentato al Medi Festival a Gaeta, ma lo vogliamo poi presentare alla nostra popolazione e agli operatori. Ecco, stiamo per ora cercando di interfacciarci con la Regione, con l'assessorato all'assetto del territorio, perché abbiamo anche, ripeto, questo progetto di variante per creare delle infrastrutture, dobbiamo avere le loro autorizzazioni. Se questo faremo, sicuramente queste manifestazioni che ora sono in effetti un momento, ecco, anche di gioia per questi ragazzi, potranno avere con quelle che saranno anche delle strutture molto più funzionali, perché qui ecco ora c'è questa idea di navigare questo fiume con l'off boat, che è stata per la verità un'idea di un mio delegato al demanio, di Enzo Fedele, che ha portato avanti questo discorso, e credo che già vedendo questi ragazzi su questa imbarcazione e con queste strutture che ora anche a livello molto diciamo così, dove si va per imbarcare? Molto con queste, diciamo, queste strutture che sono state approntate in modo molto veloce, ma credo che vogliamo fare veramente un lavoro di valorizzazione della nostra sponda, con strutture sulla sponda e con strutture diciamo sulla parte a terra, per cercare di dare risposta. Tutto questo sarà fatto tenendo conto dei materiali, tenendo conto delle essenze, tenendo conto della tipologia, tenendo conto della storia. Quindi questo è quello che vogliamo fare, far rivivere questo fiume che chi prima di noi, come dire, ha abitato in questi luoghi, lo ha sempre valorizzato e ne ha fatto di Minturne, la Minturna romana, una città importante che in effetti ha dato lustro, come dire, alle nostre popolazioni, e noi vogliamo fare questo anche per cercare di dare un minimo di svolta a quella che è la crisi occupazionale. Crediamo che questo sia un percorso da seguire, che sia un percorso da valorizzare. Noi ti ringraziamo, ti dobbiamo lasciare perché pure noi ci imbarchiamo. Vai, mi fa piacere. Godete del fiume, che a chi lo conosce e lo naviga si rende conto di quanto è vivo e di quanto è in effetti anche pulito, perché molte volte si parla anche male di questo fiume, ma non è vero di quello che si dice. Grazie.
Disturbiamo Vincenzo che si sta rilassando, ma per chi fa politica il rilassamento è una cosa, è un optional, come si dice, è una parola grossa. Però è giusto pure commentare la giornata di oggi, si giunge a questa seconda edizione della manifestazione che vede coinvolti tutti e tre i comuni, e tu sicuramente sei uno dei fautori, uno di quelli che ha spinto perché questa manifestazione si è realizzata. Vabbè, visto il successo dello scorso anno, che è stata la prima edizione, sinceramente ho premuto, parlando anche con la cooperativa eccetera, che se avesse una seconda edizione, visto i risultati e la presenza e anche l'organizzazione, credo che sia anche quello di oggi sia stato un successo superiore, penso, allo scorso anno, ma superiore penso anche alle attese e alle previsioni. Quindi il risultato è la dimostrazione che alcune attività lasciano il segno e sono importanti dal punto di vista sociale, ma anche come promozione del territorio. È un territorio ricco di potenzialità, come stiamo vedendo, e che spesso neanche noi conosciamo e siamo in grado di apprezzare. Quindi, oltre questa giornata, oltre che essere una bella giornata che stiamo trascorrendo con i nostri ragazzi diversamente abili, quindi regalando loro, ma attraverso loro regalando a noi una giornata di festa, è anche un'occasione per riscoprire un po' la ricchezza della natura, della natura e del nostro territorio. Accanto a noi passa una barca, tra gli organizzatori si può vedere Italo, Erminio Di Nora, c'è anche in rappresentanza del comune di Castelforte Vincenzo Gagliardi. È un momento anche di unione per chi fa politica, ma anche unione dei comuni del territorio. Beh, il fiume è un elemento che unisce i territori, quindi l'unione, quando è finalizzata a razionalizzare le risorse e a migliorare i risultati, è la cosa migliore per tutti, insomma. E quindi credo che sia un esempio da seguire anche in altri settori e in altre attività che uniscono e che non conoscono confini. Noi ti lasciamo al tuo relax, proseguiamo il nostro giro su questa barca, sarà veramente una giornata di divertimento sicuro. Sicuramente, grazie a Telegolfo che è sempre presente nelle manifestazioni importanti, e buon lavoro. I nuovi amici che incontriamo su questa barca, un amico che viene da Roccasecca, in Sardi Enzo, e con lui sappiamo che sei un amante dei cavalli, diciamo solo questo, e adesso spieghiamo invece a chi ci ascolta che cosa hai. Niente, sono il presidente dell'associazione Cavalieri di Monte Asprano. Niente, è circa 4 anni che collaboro con l'associazione, collaboriamo con l'associazione Camminare Insieme.
cui ogni anno ci ritroviamo con una bellissima festa per noi. Quest'anno sarà la quarta edizione, intitolata la festa dell'amicizia, di cui siamo a completa disposizione di questi ragazzi e offriamo una giornata all'aperto con in compagnia insomma dei cavalli, facciamo passeggiate, tutto qui. La nostra associazione quindi ha una struttura dove ci sono dei cavalli a disposizione di chi... Ricordiamo al pubblico dov'è la struttura, così chi volesse... La struttura è mia personale, e sta a Roccasecca, si chiama Andalusia Range. Diciamo una bellissima struttura, insomma, che può ospitare giornate così. Non facciamo scuole di guidazione, ci stiamo impegnando per il sociale, il nostro scopo è questo. Ci stiamo riuscendo abbastanza bene, la cosa prende. E poi in più, ecco, collaboro con, come ripeto, l'associazione Cammina Insieme. Molte volte a Cassino fanno diverse manifestazioni e noi siamo lì presenti, tutto qua. Oggi mi hanno invitato qua a questa bellissima giornata e sono proprio contento di partecipare a questo evento. E parlando di cavalli, spieghiamo da quando nasce questa passione che hai per i cavalli. La passione che ho per i cavalli sicuramente è da appena nato, insomma, anche perché vengo da una famiglia dove sono sempre stato. Sono circa 27 anni che ho i cavalli, sono amante di cavalli da trotto e niente. E poi prima partecipavo a delle gare così, adesso è solo pura passione e basta. Avvicinarsi a quelli che sono i fenomeni sociali, ma anche le associazioni, è un modo di socializzare diverso rispetto a quello che può essere la quotidianità. Sì, sicuramente. E il cavallo, secondo me, è un modo, è un approccio grande per questi ragazzi. Difatti hanno riscontrato pure da me l'associazione di Ponte Corve, se non sbaglio, una giornata che hanno visto che i ragazzi praticamente partecipano in un modo, li prende insomma, tutto qua. E poi ricordiamo al pubblico che le associazioni hanno un occhio sul territorio che è molto più vasto, si collabora con più facilità, non ci sono quelle contrapposizioni che magari esistono in altri ambienti. No, questo è vero, sono un gruppo di ragazzi che poi vengono talmente coinvolti e tutto ciò che si fa col cuore, e questa è la cosa importante. Allora, noi ti ringraziamo, speriamo di venirti a trovare. Non lo sappiamo, ma vediamo, magari prima o poi veniamo a farti una visita. Sì, siete invitati il giorno, penso il 15, è ancora da definire la data, il 15 settembre, per la quarta edizione della Festa dell'Amicizia. Ci fa piacere ospitarvi e stiamo una giornata insieme.
In questo tour che vede coinvolti tutti i tre comuni, Minturno, Santi Cosme e Damiano e Castelforte, mancava all'appello il delegato di Castelforte, Vincenzo Gagliardi, accanto a me, con lui, anche con lui per fare un commento della giornata che vede coinvolte le associazioni veramente del territorio. E poi noi sappiamo che anche te hai le, diciamo, fai parte di alcune associazioni. Sì, io sono uno, come mia attività principale, io lavoro molto con i rapporti nel mondo dell'associazionismo. Queste è il settore che amo, che adoro, perché vivere nelle attività sociali mi dà grande soddisfazione. Queste iniziative come queste sono iniziative quelle importanti per il nostro territorio, sinceramente, fanno vivere quello che è il nostro territorio. Ringrazio, porto i saluti oggi del sindaco che per impegni personali non è potuta essere presente come l'anno scorso, infatti siamo venuti insieme io e lei, e per impegni, come ho detto, personali non è potuta essere presente oggi e mi manda i suoi saluti. E adesso ringrazio comunque tutte le associazioni che hanno, faccio i complimenti e ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita di questa manifestazione, veramente di livello e con un'ottima organizzazione. E questo. Comunque è stato vivere il territorio in maniera diversa, e soprattutto chi vive dei disagi nei nostri comuni purtroppo sono sempre più numerosi, anche se quelli, gli ultimi arrivati lo sono soprattutto per motivi economici e finanziari, ma anche quelli sono disagi, e anche siete costretti voi, dopo che operate in ambito pubblico, a dover affrontare anche questo tipo di difficoltà. Sì, ma credo che si può tagliare in tutti i settori, ma tranne nei settori dei servizi. In questi determinati settori bisogna investire ed essere sempre presenti, pure per supportare quelle che sono le difficoltà, purtroppo, che a volte incontrano le famiglie in determinate situazioni. Quindi bisogna essere vicino alle famiglie, bisogna e vicino ai ragazzi che vivono questa, diciamo, problematica. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo a completo relax. Appunto, vi invito, colgo l'occasione oggi per invitarvi il giorno 24 agosto in una manifestazione che anche noi, insieme a alcune, la cooperativa La Fonte, stiamo, io come delegato ai rapporti con l'associazione, sto cercando di portare avanti una manifestazione che si svolgerà il 24 agosto, come avevo detto prima, al Giardino Belvedere alle Terme. Quindi colgo l'occasione per invitarvi personalmente. E noi penso che, come nostra consuetudine, esserci in manifestazioni importanti, con molta probabilità ci saremo, e quindi ci diamo questo ideale appuntamento al 24 d'agosto, lo ricordiamo al pubblico, a Suio, alle Terme, insieme alla cooperativa La Fonte che Fonte. Molti di noi... Il progetto, l'idea è quella di organizzare insieme ai ragazzi e alle loro famiglie, e comunque coinvolgendo un po' tutti, una gara di pesca con i ragazzi. Inizieremo un percorso quindi con i ragazzi dove gli faremo una sorta, diciamo, di scuola per come si monta la canna, come si prepara tutto, e poi faremo la parte divertente, sarà quello della la gara vera e propria. Poi nel pomeriggio avremo a disposizione anche i ragazzi di Maiano, della cosa di Ulisse, che porteranno con le canoe. Quindi cercheremo di organizzare, ci sarà la parte musicale, quindi cercheremo di organizzare una giornata piena, diciamo.
ad Erminio, Italo, lo dico sempre tutti e due, dico i nomi, per me è Italo, ormai rimarrà Italo sempre, di Nora, uno dei pilastri di questa organizzazione. Poi ti farò una domanda un po' polemica, però adesso facciamo un commento della giornata di oggi. Io sono molto contento anche di quest'anno, perché si è trovato l'appoggio di questa, diciamo, associazione che gestisce questa imbarcazione sul Tevere e che quest'anno porta in giro per il nostro litorale i turisti. Dall'altra parte i ristoratori hanno dimostrato ancora una volta la loro vicinanza, l'ARIM, perché cucineranno qualcosa per noi. Non posso non ringraziare ancora i mitilicoltori e Purificato di Formia che hanno donato prodotti ittici da mangiare questa sera. E quindi, cioè, per me è ancora un successo, perché c'è un legame che unisce un po' tutti. Ringrazio le autorità presenti e devo dire che per la prima volta ho visto anche una foce pulita grazie all'opera dei volontari dell'associazione e di altri amici che durante le loro ferie si sono prodigati per pulire, per tenere questa foce pulita proprio per questo evento e anche per dare una dimostrazione che alle cose si possono fare e dare uno schiaffo morale a quelli che poi non credono in determinati progetti o nell'unione di intenti di determinate persone. Allora, veniamo alla domanda che dicevo polemica, nel senso che tu da sempre ti interessi di problematiche legate al disagio, anche alla disabilità. È mai possibile che bisogna parlare di queste cose sempre in occasioni particolari, in manifestazioni particolari? Non si riesce a far acquisire a questo luogo che queste problematiche le vive anche in maniera, voglio dire, quotidiana, numerosa, anche perché molte sono i disagi che si vivono nel territorio, a farlo diventare un argomento di quotidianità? Io credo una cosa, fermamente, e gli amministratori lo sanno bene, questo tipo di vita che fanno in tante associazioni, tante persone, è qualcosa che si sente dentro, quindi di fatto non si può insegnare qualcosa che poi dall'altra parte non si vuole imparare. Quindi quello che dicevamo prima è come mai si parla di disagio sociale soltanto in determinate occasioni, è perché purtroppo un po' perché le amministrazioni mettono in secondo piano determinate problematiche, un po' perché queste persone hanno una grande dignità. Questa grande dignità fa sì che cerchino ad ogni costo, in ogni modo, di risolvere i problemi in casa o comunque con le persone che vivono delle problematiche simili. Per cui il discorso è abbastanza semplice, cioè deve essere uno stile di vita di ogni amministrazione. O lo diventa o sinceramente si continuerà a parlare di disagio soltanto in determinate occasioni, di festa o di altro genere. La cosa bella invece è questa, che avevo dimenticato un attimo, è che gli sbandieratori di Minturno, le Tre Torri, proprio in virtù di questo nostro evento, ne faranno uno a Minturno, sbandierando gratuitamente, nel senso non hanno chiesto nulla, presso la piazza del Castello, sabato prossimo alle 7, inizierà alle 7 questa festa dedicata ovviamente ai prodotti tipici, che io ho chiesto ancora una volta di essere donati dai pescatori, pesce di seconda, di terza, ma che comunque darà la possibilità di fare festa, di stare insieme, e per la prima volta loro vi diranno quello che è il progetto di iniziare a sbandierare, quindi a far sbandierare ragazzi che vivono un disagio. Quindi loro è la dimostrazione che il tempo lavorare insieme aiuta a far crescere quella che è la comunità, la collettività. Quindi io oltretutto vedo anche sterili queste polemiche tra Minturno, Scauri, frazioni e altre cose, proprio per questo, perché in questo momento vedo un'unione su determinate problematiche, che la divisione può solo, invece non può che aumentare il divario tra chi vive una problematica in un posto e chi la vive in un'altra. Quindi è compito delle amministrazioni costruire qualcosa che non abbia un colore politico, ma che interessi
tutti coloro che vivono determinate problematiche, insieme a loro la collettività, la comunità, perché è importante che le persone aiutino, se no rimangono sempre gli stessi a cantare la canzone. Allora, la giornata di oggi sarà, approfitto che Enzo Lombardi si è avvicinato per farlo accomodare vicino a noi, due parole le devi dire anche tu, e la testimonianza della giornata di oggi è anche il cappellino e la maglietta, ma soprattutto è quello che rimarrà nei nostri cuori per quello che abbiamo vissuto in queste due ore. Io ripeto, quello che ha fatto il presidente Enzo Lombardi insieme a tutta l'associazione non ha parole per essere ringraziato, però allo stesso tempo io oggi, stamattina mentre ero a mare, ho informato, cioè mi sono permesso di fermare una persona che aveva un figlio con un disagio e gli ho detto, all'inizio l'ho chiamato, ho detto scusi, questo signore mi ha guardato in maniera molto strana quando ho iniziato a parlargli di questa cosa. Dopo piano piano si è lasciato andare ed è stato nostro ospite qui. Quindi io credo che bisogna pure tendere una mano, perché cioè, questa cosa oggi può appartenere a noi, domani può non appartenere a noi, ma deve, appartiene a tutti. Cioè, è una cosa, è anche un segno di civiltà e di comunità. Quindi per me Enzo, che è un amico, oggi ha fatto un grandissimo lavoro di aggregazione. Spero che queste cose vengano prese ad esempio dalle amministrazioni per invitarci e sostenerci, cosa che ovviamente non possono fare perché non hanno contributi pubblici, però possono fare in altro modo. A volte le idee non hanno costi e prezzo. No, no, e soprattutto l'unione, i dolci l'hanno fatte le associazioni, le cooperative sociali, i prodotti sono stati donati, altri prodotti sono stati comprati, cioè è un insieme di persone che si unisce per raggiungere una meta, no? E quindi insieme possiamo. Allora, noi ti ringraziamo, ti salutiamo. Ci incontriamo, ormai non lo diamo nemmeno più l'appuntamento. No, l'appuntamento io invece vi aspetto sabato a Minturno, perché veramente Telegolfo ci è così tanto vicina che io non saprei nemmeno come potervi ringraziare, perché voi vedrete sabato prossimo che alla cassa di questi prodotti che verranno degustati a 1 euro, 2 euro, quello che sarà, ci saranno i ragazzi delle varie associazioni e delle cooperative sociali. Quindi è un segno chiaro che questo messaggio sta passando nei cuori e nell'anima delle persone. Grazie.
con Enzo Lombardi, presidente dell'Associazione Nautica Club Garrigliano, che è l'ispiratrice di questa manifestazione. Abbiamo usufruito delle strutture dell'associazione per organizzare questa manifestazione, grazie all'ausilio di molte altre persone. A te poi verrà il compito di ringraziare personalmente chi ha collaborato con te. Già è un traguardo aver fatta una seconda edizione, perché generalmente molte manifestazioni nascono e poi non si sa per quale motivo non si ripetono. Invece in questo caso si è ripetuta con grande successo, anzi c'è una coda mangereccia pure in questa manifestazione qua. Infatti, io volevo soltanto, mi sono fatto qualche appunto per questa seconda edizione, visto che cresciamo col tempo. Dopo questa seconda edizione, oltre il fiume, e credetemi, siamo andati veramente oltre ogni aspettativa. Tutto questo soprattutto per la vostra intensa e viva collaborazione. Memore della prima edizione di Oltre il Fiume, dove abbiamo osservato che l'entusiasmo, la gratitudine, la gioia, la felicità esplodevano dai vostri occhi. Questo è il vero sale dell'evento e il nostro applauso va soprattutto a coloro che ci hanno contagiato a rendere meno inespriti i nostri cuori, come ad esempio il dottor Antonio Cavallo, il quale con la propria arte del grafico ha saputo esprimere l'esistenza del connubio tra il dolce fiume e il salato mare, fonte di unione, connubio che rende tutti gli esseri umani limpidi e trasparenti, come l'acqua, fonte di vita. Vita, dono di Dio, fatto d'amore, comprensione, ma soprattutto donazione. Poi non dimentichiamoci il nostro amato, e in questo caso sono molto emozionato per la sua bontà, il dottor Erminio Di Nora, detto Italo, che con la propria personalità e la sua ventennale esperienza nelle opere del sociale è riuscito a coniugare nell'interesse del prossimo i verbi dare e avere. Poi ringrazio inoltre le associazioni tutte, quelle associazioni che non sono, hanno quella pubblicità a livello nazionale, ma a livello locale sono molto molto presenti sul territorio, come le associazioni Mamma Margherita, l'Aquilone, Erasmus, le associazioni di Cassino, Mariche, sono tutte quelle associazioni che presenti sul territorio cercano comunque di dare qualche cosa al prossimo. E noi questo applauso che voglio fare è soprattutto, le ripeto, Erminio, che è il promotore di tutte le iniziative che sono presenti sul territorio, perché ognuno di noi facciamo proprio leva su di lui affinché queste organizzazioni possano riuscire ad andare avanti nel miglior modo possibile. E infatti con la propria personalità trasparente e con la sua, come dicevo prima, ventennale esperienza nel sociale, è saputo coniugare nell'interesse del prossimo un qualcosa che apre il cuore. Poi voglio ringraziare anche i miei soci, i soci dell'associazione che si hanno dato da fare. Spero che l'anno prossimo ci sia un maggiore impegno da parte dei soci, perché quest'anno, come l'anno scorso, siamo riusciti ad avere un evento non di poco conto, non perché voglia innalzare la bandiera a mio favore, ma lo voglio innalzare a favore di tutte le associazioni che fanno questo tipo di attività. Allora, in conclusione di questa intervista, spieghiamo anche a chi volesse diventare socio della vostra associazione, che chiaramente dà la possibilità di avere un approdo lungo il fiume, quindi chi ha una barca diventa socio e ha anche diritto all'approdo, e come vi può contattare, cosa deve fare. Certo. Se fosse in zona. Certo, noi abbiamo sia un sito che un'email per i vari contatti che possiamo dare. Poi oltre a questo posso dare il mio diretto telefonico per avere ulteriori informazioni. Comunque è molto semplice, basta presentare presso gli ormeggi
parlare con il responsabile agli ormeggi o con la reception a quella agli ormeggi e quindi chiedere tutte le informazioni possibili e immaginabili per quanto riguarda. Però si tenga presente una cosa, che chi viene nell'associazione deve lavorare per il prossimo, oltre a farsi la passeggiata come è giusto fare per la propria famiglia, per i propri amici, farsi la pescata, che poi mangeremo tutti quanti insieme. Un'altra cosa volevo dire, la manifestazione non termina qui, continuerà presso il Lungofiume. Quest'anno abbiamo avuto l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale di occupare un piazzale di Puntafiume, dove normalmente vengono occupati dai vari camper, che purtroppo non c'è quella educazione di rispettare l'ambiente, e noi con la nostra forza di volontà siamo riusciti a ripulire il tutto e ad essere un piccolo fiorellino all'occhiello del comune di Minturno. Noi vorremmo che queste cose continuassero e quindi andremo a Puntafiume, appunto come dicevo, per poter festeggiare insieme a tutti i ragazzi, e a tutti i nostri ospiti questo evento finale. Allora, noi ti salutiamo, dall'occhio della nostra telecamera abbiamo fatto questo viaggio che avevo preannunciato a inizio trasmissioni. Chi l'ha vissuto l'anno scorso stanno provando anche emozioni diverse e vedremo questa appendice anche attraverso la telecamera, la cena, un modo conviviale per stare di nuovo assieme. A te per i saluti finali. A me per i saluti finali, ringrazio tutti e in particolar modo volevo ringraziare le amministrazioni comunali di tutti e tre i comuni, comunque in ogni caso, anche se sono stati i nostri ospiti il comune di Castelforte e il comune di Santi Cosma, chiedo scusa, nonostante il loro apporto l'hanno dato portandoci le persone del territorio. E per noi è molto importante, perché questo territorio deve essere conosciuto da tutti. Se riusciamo ad espandere il nostro conoscere del territorio ad altre persone, che ben vengono. Ringrazio, come dicevo, comunque i rappresentanti del comune di San Cosimo e Damiano, i rappresentanti di Castelforte e il sindaco di Minturno, Paolo Graziano, per il suo apporto datoci nell'ambito di questa manifestazione.